sabbie rinunciano a catturare Krishna, che resta invece ancora per tutto quel giorno nel palazzo, perché sta ancora tentando di evitare la guerra. Infatti la sera si aggira per le stanze del palazzo e incontra Karna, che non riesce a dormire. E gli parla. E Krishna fa a Karna una rivelazione. Gli dice che lui è figlio di Kunti. Gli dice che quelli che crede siano i suoi nemici sono i suoi fratelli. E che se lui andrà da loro adesso, non ci sarà guerra. Perché Duryodhana senza di lui non avrà il coraggio di combattere. E Yudhishthira gli offrirà il trono, perché Karna in realtà è il primogenito. E Krishna gli dice: i tuoi fratelli ti offriranno il profumo della terra e montagne d'oro. Ma Karna risponde che lui ha troppo sofferto, che rimpiange di aver offeso i suoi fratelli, rimpiange di aver offeso Yudhishthira, ma che non può tornare indietro, non può rimangiarsi la parola data, non può rinnegare tutta la sofferenza che ha passato nel non sapere chi era e nell'essere poi aiutato. E dice a Krishna: io non posso farlo, perché se Yudhishthira mi offrisse il trono, io lo passerei a Duryodhana. Devo rinunciare, quindi. Devo andare incontro alla sconfitta, incontro alla morte. E Krishna gli risponde: bene, allora ci sarà uno splendido massacro. E si allontana. E così la guerra incombe. Gli eserciti sono pronti a schierarsi. La battaglia si avvicina e con la battaglia, quella parte, ci troviamo all'incirca in quella parte magnifica di questo poema, di questo racconto, che è il suo 13° libro, la Bhagavad Gita, il canto del Beato. Perché la Bhagavad Gita inizia proprio quando gli eserciti sono schierati e pronti a combattere. Quando gli eserciti sono lì schierati, pronti alla battaglia, Arjuna è sul suo carro, guidato da Krishna, e chiede a Krishna di fare un giro, di guardare le persone, di guardare i combattenti. E così Arjuna, quando vede gli eserciti schierati, ha un momento di profonda crisi, gli mancano le forze, cade in ginocchio e non sa più che cosa deve fare. Dice a Krishna: io non so che senso ha tutto questo. Perché combattere? Quelli schierati sono i miei fratelli, i miei parenti, le persone che amo. Perché rischiare la vita per tutto questo? Che senso ha la battaglia, il combattimento, se poi perdo ogni cosa a cui tengo? In questo momento tutto si ferma. Gli eserciti schierati aspettano di capire che cosa succede, nessuno capisce perché Arjuna è a terra, col capo chino. E su un'altura poco distante ci sono Dhritarashtra, il re cieco, sua moglie Gandhari, e Vyasa, l'autore del poema, che stanno guardando tutto questo. E allora, preoccupato, Dhritarashtra chiede a Vyasa: Vyasa, tu stai scrivendo questa storia, non puoi dirmi chi vincerà?
E Vyasa, ancora una volta, perché è una domanda che in qualche modo gli è già stata posta nel corso del racconto, dice: no, io non posso decidere che cosa avverrà, ma posso darti occhi per vedere la battaglia. E